Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Ormai siamo arrivati alla fine di questo 2020. Un anno davvero pesante, dove eppure tutto era iniziato così. Possiamo dire che questo è un anno di crescita addirittura vantaggioso per i viaggi e gli spostamenti. Tra gennaio e maggio avete una bellissima situazione, Poi però nei fatti questo 2020 ha messo alla prova tutti quanti. E non solo noi interisti che abbiamo perso la finale di Europa League e siamo appena usciti dalla Champions League, ma ha messo in ginocchio tutto il mondo. Ci ha fatto nascondere dentro le nostre case. Ci ha privato di tantissime cose. Purtroppo ha portato via anche persone a noi care. Insomma, un anno che tutti diremmo da dimenticare. Ma davvero c'è solo buio e negatività? C'è un film davvero bellissimo che consiglio a tutti di vedere che si chiama Collateral Beauty e parla di questa bellezza collaterale. Ma che cos'è? È quella bellezza che viene fuori anche nelle situazioni peggiori. È quella forza che scaturisce quando siamo messi alla prova. È la spinta che ci permette di risalire ogni volta che tocchiamo il fondo. Anche le spine delle rose possono essere dolorose, ma proteggono dei fiori meravigliosi. E questa bellezza la possiamo trovare solo se sappiamo guardare per bene. Dipende tutto dal nostro sguardo sulle cose. Mi piace tantissimo una frase che dice: c'è chi nel sole vede un puntino giallo e chi in un puntino giallo vede il sole. In base a come guardiamo, cambia tutto. Allora, visto che ci avviciniamo all'anno nuovo, come tradizione bisogna fare i buoni propositi, ovvero quelle cose che ci impegniamo a migliorare o a fare nel nuovo anno per aiutare gli altri, crescere e migliorare. Io vi consiglio questo: trovare la vostra bellezza collaterale di questo 2020. Io la mia l'ho trovata ed è questa: aver riscoperto la bellezza di un abbraccio. Perché io insegno alle elementari e dovete sapere che amavo tantissimo riempire di abbracci i miei piccoli studenti, perché penso che sia uno dei gesti più belli in assoluto. Però a volte, preso dalla fretta di andare nell'altra classe, un bambino che mi chiede qualcosa, parlare con un insegnante, ho perso tante occasioni per dare un abbraccio o per darlo per bene. Perché poi ci sono abbracci e abbracci, non basta abbracciare una persona per abbracciarla davvero. Purtroppo adesso con questo Covid non si possono più dare e a me dispiace tantissimo, i miei studenti lo sanno. Bene, allora per me la bellezza collaterale di questo 2020 è stata quella di riscoprire l'importanza degli abbracci. Si dice, no? Il valore di una cosa la scopri solamente quando non c'è più, ed è verissimo. Ecco, adesso non possiamo abbracciarci, ma quando potremo tornare a farlo, vi assicuro che non me ne perderò uno e ci metterò tutto me stesso in quel semplice ma potentissimo gesto. E questo l'ho capito grazie a questo 2020. E voi cosa vi manca di più? Di cosa avete capito l'importanza grazie a questo 2020? Provate a pensarci. Poi, se volete, scrivetelo nei commenti e soprattutto scrivetevelo da qualche parte, così da non scordarvelo per quando poi potremo tornare ad avere un po' più di libertà. Perché, citando il mio amico Francesco, peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla. Quindi non sprechiamo questo 2020. Bene, grazie allora per aver guardato questo video, spero ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Se ti va, metti mi piace, iscriviti al canale, attiva la campanella, condividi, insomma, fai quello che vuoi. Io vi saluto, in particolare saluto Francesca e Matilde e noi ci rivediamo nel prossimo video. Davvero tantissimi auguri di buon Natale e soprattutto di un buon 2021. Ciao!